29 febbraio, oggi a Foggia abbiamo aperto lo sciopero sociale europeo che si terrà appunto domani, 1 marzo, in molte città d'Italia e anche d'Europa, per ribadire che i diritti dei migranti sono questioni e diritti che riguardano tutti, anche coloro che hanno cittadinanza, perché le condizioni di sfruttamento che vivono i lavoratori stranieri, se non ce ne preoccupiamo prima o poi, ma sappiamo già che è così, arriveranno a toccare anche le condizioni appunto di noi italiani che stiamo in questo paese. Siamo arrivati davanti alla facoltà di economia, dove oggi c'è l'inaugurazione dell'anno accademico, presenti il ministro delle politiche agricole Martina e il presidente della regione Emiliano. Siamo venuti insieme ai lavoratori delle campagne per appunto far sentire la voce dello sfruttamento nelle campagne, al ministro Martina che è oggi appunto dentro la facoltà di economia ad elogiare le attività produttive di questo territorio, che si reggono invece appunto sullo sfruttamento di questi lavoratori. E siamo venuti a ribadire al presidente Emiliano che qualsiasi piano di sgombero umanitario che lui ha in mente lo deve decidere ricevendo e ascoltando le voci anche di chi questi luoghi li abita, perché crediamo sia veramente inopportuno continuare a fare piani di accoglienza fallimentari come quelli che sono stati fatti in tutti questi anni, non solo in Puglia, anche in altre regioni, spendendo milioni di euro di soldi pubblici. Noi da cittadini e da contribuenti anche vogliamo sapere come verranno spesi questi soldi per i piani di accoglienza. Siamo stanchi di piani di accoglienza modello mafia capitale, che in questo paese fanno arricchire solo chi specula anche sull'accoglienza di queste persone. Vogliamo case, vogliamo trasporti pubblici, vogliamo il contratto per tutti i lavoratori delle campagne. Siamo stanchi di aspettare e vogliamo soprattutto risposte dalle istituzioni che oggi sono dentro la facoltà ad elogiare se stessi, ad elogiare le attività produttive, dimenticando che tutto ciò, come ho detto prima, avviene col sangue e il sudore di queste persone. Voglio, diciamo, solo dire che sembra, è una cosa inaccettabile dal nostro punto di vista, che ci abbiano fermato e bloccato qui davanti alla facoltà, bloccato con le transenne quasi come topi in gabbia, mentre è stato permesso ai rappresentanti dei sindacati confederali di essere davanti alla facoltà, di avere la visibilità che sicuramente, non avendo i lavoratori con loro, non meritano. Quindi crediamo che sia inaccettabile questa decisione presa dalla questura di Foggia di bloccarci qui e permettere invece ad altri di poter manifestare il loro dissenso, e vogliamo manifestarlo anche noi, vogliamo la visibilità, perché qui ci sono i lavoratori, qui ci sono coloro che appunto si spaccano la schiena, si spezzano la schiena nei campi per portare i profitti all'agricoltura di questa regione, di questa provincia, e di cui oggi il ministro Martina sarà ad elogiare le qualità.